Egregio signor Rossini, anzi no, mi scusi, egregio maestro Rossini, sono Gaia De Bernardis e la chiamo per ringraziarla della disponibilità all'intervista. Come le avrà riferito la sua agenzia, il progetto è quello di realizzare 7 brevi incontri tra noi due per il videoblog di Moda e Modi. In ogni intervista sarebbe bello parlare di una sua opera, ma anche un po' della sua vita, della sua famiglia, dei suoi hobby, insomma, di lei. Io non sono un'esperta di lirica, però adoro la musica in genere e di sicuro ci capiremo. Sarà divertente. Il prossimo martedì verrò quindi a Pesaro. Ma le dirò in tutta franchezza, signorina. Ho accettato di realizzare queste interviste con lei non tanto perché, come dicono quelli della mia agenzia, oggi è obbligatorio stare sul web, usare le mille diavolerie elettroniche e parlare ai giovani. Se sono oggi qui con lei è perché detesto mangiare da solo e ogni martedì mia moglie Olimpia è fuori città per curarsi dei nostri affari. Ah, giusto, sua moglie! Mi pare di aver letto da qualche parte che è una bravissima cantante affermata nei principali teatri. Ma su via, signorina, ma la bravissima cantante era la mia prima moglie Isabella Colbran, pace all'anima sua. Da quando si è spenta condivido i miei giorni con Olimpia Pellissier, donna premurosa e comprensiva che il grande Balzac ebbe a definire graziosa, saggia e perfetta. Ma mi faccia piuttosto capire, lei si presenta qui per un'intervista con me senza nemmeno sapere che la mia prima moglie Isabella... lasciamo stare, mangiamoci sopra qualcosa e andiamo oltre. Thea, portaci 2 omelette del barbiere, per cortesia! Mi perdoni, cosa ha ordinato? Omelette del barbiere? Non si preoccupi, le piacerà. Veramente io non so se posso mangiarla. Sa, sto seguendo la dieta flexitarian. Flexi che? Non ne ha mai sentito parlare. È la dieta delle star. Praticamente mangio solo vegetariano, ma ogni tanto mi concedo un po' di carne a mio piacere. Le assicuro che ho già perso 0,5 chilo. E allora oggi, a suo piacere, godrà del perfetto connubio tra foie gras e tartufi della mia omelette. L'omelette prende il nome della sua celebre opera, giusto? Il barbiere di Siviglia, tratto dalla commedia di Molière. L'autore era Beaumarchais, per Dio! Scusate se mi intrometto, ma sulle verità della grande arte proprio non transigo. Oh, le sue parole mi lusingano, signore. Ma potrei conoscere il nome di cotanto estimatore? Sono Marie-Henri Bayle, esploratore di passioni e romantico cultore del sentimento. Ma molti mi conoscono semplicemente con il nome di Stendhal. Non ci posso credere! Lei è l'autore del Rosso e il Nero e anche della Sindrome. Che ci fa qui a Pesaro? E ho passato la mia vita a rincorrere la bellezza. E se sono qui, è proprio per il maestro, la cui gloria non conosce limiti. Già nel 1823 gli dedicai un libro, Vie di Rossini, e da allora non perdo occasione di seguirne le tracce. Allora, prima di fare altre figuracce, mi dica lei qualcosa di intelligente sul barbiere di Siviglia, qualcosa che non faccia arrabbiare il maestro, intendo dire. Oh, potrei parlarne per giorni, signorina, ma mi limiterò a ricordare come Rossini credette di scrivere il barbiere per il solo pubblico di Roma, ma in realtà
aveva creato il capolavoro della musica francese. Potrei darle anche ragione, caro Stendhal, ma la perfetta unione tra il carattere italiano e quello francese, più ancora che nella mia opera, la ritrovo nel piatto qui davanti a me, nell'abbraccio tra il verace tartufo delle Marche e lo squisito foie gras della Dordogna. E proprio per questo non indugerei oltre. Mano alle forchette, di musica e di arte parleremo un'altra volta.